corpo riverso sul pavimento dietro il bancone della sua gioielleria e la cassaforte svaligiata. Si tratta di Salvatore Gala, 43 anni, titolare del negozio di Via Merolla a Marano in provincia di Napoli, ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa ieri sera. A scoprire il corpo di Salvatore è stato il titolare della lavanderia di fianco, Giuseppe Iavarone, allertato dai familiari della vittima, preoccupati per non averlo sentito né visto rientrare in casa. Quando sono entrato, ha riferito il negoziante, la gioielleria era completamente a soqquadro e il corpo di Salvatore si trovava in una pozza di sangue. Immediatamente sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Giuliano, coordinati dal capitano Antonio Delise. In un primo momento si è pensato a una rapina finita in tragedia, ma secondo gli investigatori non sono da escludere altre ipotesi. Per esempio, i gioielli potrebbero essere stati portati via dopo l'omicidio per mascherare altri moventi. Potrebbe trattarsi anche di un tentativo di estorsione finito male o di una vendetta per motivi personali. Ci si chiede infatti perché Gala si sia trattenuto in negozio oltre l'orario di chiusura, probabilmente aveva un appuntamento. Il giallo di Marano è ancora tutto da risolvere, al vaglio degli inquirenti, filmati del sistema di videosorveglianza che aiuteranno a far luce sulla vicenda. Salvatore, per gli amici Maurizio, viene ricordato come una persona riservata ma sempre gentile. L'uomo, separato dalla moglie, lascia una bambina di 7 anni.